Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Mi presento per chi ancora non mi conoscesse, io sono Federica. Il 2020 finalmente sta per finire perché sorvoliamo il tutto. Comunque sono qui per vedere con voi quelli che sono a mio avviso i prodotti top per quanto riguarda appunto il make up di quest'anno. Infatti vedrete alcuni dei prodotti che mi hanno conquistata durante questo 2020, ma adesso passiamo subito al video. Allora, iniziamo subito intanto come primo step, direi, di mettere un bel cerchietto alla testa con le orecchie, così dai, tiriamo indietro i capelli e iniziamo subito. Allora, come primo prodotto scelto, diciamo, tra i preferiti per questo 2020, vi faccio vedere questo qui. Chiaramente vi dico subito che sono tutti prodotti che ho usato più o meno tutti durante l'anno, quindi ci sono alcuni prodotti che mi piacciono un sacco, che vi vorrei far vedere, ma li ho scoperti da pochissimo e quindi non li potevo inserire appunto tra i preferiti del 2020. Più volentieri, se faccio un video, che ne so, il prossimo mese, con appunto i preferiti del mese, vi faccio vedere questo qui. Che cos'è? È praticamente una base ad azione levigante e illuminante di Becca. Mi piace un sacco perché appunto dona al viso un aspetto molto più radioso. Proprio lo vedete, vedete la pelle luminosa, ha una profumazione eccezionale, non so dirvi di che sa, mi sa tipo di pulito, non lo so, l'odore è questo, ed ha una texture molto morbida che si fonde proprio con la pelle, quindi adesso lo andiamo a mettere. Dunque, in genere quando uso questo prodotto qui uso sempre un pennello così, appunto, questo è di Jessup ed è un pennello duo fibre, quindi ha le fibre queste qui, insomma, nere più corte e quelle un pochino più lunghe bianche. Non è un primer che vi va a appunto prolungare la durata del make up, comunque è semplicemente appunto un illuminante che vi permette di avere una base più luminosa, una pelle più, come ho detto prima, più radiosa. Infatti tipo già con questo la mia pelle sembra super wow, ma non lo è, quindi. E poi non risulta comunque una pelle lucida, quindi comunque vi dà questo aspetto luminoso ma non unto. Come fondotinta in realtà non è solo il mio preferito del 2020, ma lo è già da almeno il 2019, ed è questo qui che è lo Youth Generation F di Bella Oggi. Me l'avete anche visto nel video che vi lascio qui, così se volete gli potete andare a dare un'occhiata. Ed è appunto questo fondotinta qui. Perché mi piace? Perché è un fondotinta molto molto leggero. Infatti adesso lo agito anche un attimo, praticamente ha un'azione nutriente, contiene anche acido ialuronico e pensate che viene fatto solamente in tre colorazioni. Questa è la 02, quindi appunto è un fondotinta che di fatto si adatta alla pelle e, ed è proprio super leggero. Mi piace appunto perché, non so voi, ma a me durante il giorno, al lavoro, insomma, non mi piace. Un tempo mi piaceva di più, ma oggi non mi piace avere il cerone sul viso di fondotinta pesanti, o comunque non andando, che ne so, a ballare, o che non facendo niente di particolare, un fondotinta troppo pesante poi è troppo artificioso durante il giorno, si dice così? Sì. Mentre invece questo qui ha proprio un effetto seconda pelle. Adesso lo vado a mettere, ne basta qualche goccia, io ne metto, guardate, una sulla fronte e una per guancia, e lo stendo con una spugnetta. Adesso questa qui è umida, ma in genere, perché l'ho appena lavata, ma in genere la utilizzo da asciutta perché è comunque morbidissima,
ed è di Lomatti. Magari vi lascio sotto in info box il link di dove trovare questa spugnetta, che in realtà è un set dove c'è un pennello e due spugnette, una di queste, una fatta così e una che è così, che è sporca questa, vabbè, quindi ho lavato questa. Le potete trovare sia sul sito ufficiale oppure se no anche appunto sul direttamente sul su Amazon, mi sembra 15 euro. Io le ho ricevute gratuitamente a seguito di una collaborazione e le sto usando tantissimo, cioè in realtà adesso utilizzo solo queste, non riesco più a trovarmi bene con nessun'altra spugnetta, eppure ho quelle di Nabla, di Mulac, di Bella Oggi, di Beauty Blender. Niente da fare, mi piace questa. Allora, io non so se in camera rende questo fondotinta, però cioè è proprio, non sembra di aver niente, cioè se voi lo picchiettate anche con un dito non rimane niente, è proprio leggerissimo. Io vi straconsiglio di provarlo, sempre si intende se vi piace un effetto naturale sulla pelle, perché se vi piace un effetto più impalcatura, no? Allora, sono sincera, ripeto, se io dovessi andare a una festa e dovessi essere tipo con una pelle di porcellana, una bambolona, dal trucco impeccabile, farei una cosa, userei un fondotinta molto più corposo, molto più denso. Però per la vita di tutti i giorni o comunque appunto per le occasioni dove si vuole essere carine ma discrete, diciamo così, è un fondotinta veramente perfetto, infatti è il mio preferito del 2020. Passando al correttore, in realtà non sarebbe proprio un correttore, ma è un fondotinta in stick che può essere anche appunto utilizzato come correttore, ed è questo qui di Kiko della Party All Night. È una collezione uscita lo scorso autunno, se non erro, sì, questo qua. Me lo avete già visto più volte perché comunque mi piace un sacco e io lo applico qui sotto appunto come contorno occhi e lo vado a stendere sempre con la stessa spugnetta. Allora, mi piace perché è molto morbido, è molto modulabile ed ha una coprenza alta, quindi non dovete fare troppi strati di correttore, diciamo così, o comunque se lo usate anche come fondotinta, però non saprei perché non l'ho usato come fondotinta. Mi sembra sprecato perché mi piace davvero tanto utilizzarlo come correttore. E quindi comunque va veramente a coprire molto bene anche la zona del contorno degli occhi, proprio perché ha veramente un'alta alta coprenza. Non va nelle pieghe e comunque dura tutto il giorno, quindi io lo adoro. E poi è molto più morbido rispetto ad altri correttori, io non lo so, ci sono dei correttori che comunque mi segnano oppure comunque sono troppo pastosi, quindi li dovete veramente vi dovete mettere veramente d'impegno a sfumarli, invece questo va da sé. A questo punto passiamo alla cipria. Come cipria la mia preferita del 2020 è assolutamente questa qui di Nabla, che è la Close Up nella colorazione light, quindi se non ero quella più chiara, ha uno specchietto all'interno. E mi piace perché mi piace utilizzarla soprattutto sotto il contorno, qui nel contorno degli occhi, perché ha questo effetto molto schiarente, molto levigante. Adesso vi faccio vedere, cioè tipo mettendo lei sembra proprio che avete dopo lo sguardo più aperto. Io continuo a ripetere che non so se si noterà in realtà in camera, però vi posso assicurare che sveglia veramente tantissimo lo sguardo.
La consiglio sia se avete pelli secche o anche appunto miste grasse. L'unica cosa è che se avete la pelle mista grassa come la mia, che fortunelle che siete, c'è da dire che magari sì, durante il giorno vi tende a lucidare, però io come vi dicevo questa la utilizzo più che altro sotto il contorno degli occhi. Ultimamente non sto mai facendo il contouring, ma in realtà sarei un'abitué. Infatti, fino a pochi mesi fa, forse un mesetto fa, lo facevo sempre, sempre, sempre. E questo è il mio prodotto preferito in assoluto. È praticamente il Film Star Bronze and Glow di aiuto Charlotte Tilbury. Anche di questo avevo fatto un video che vi lascio qui in sovraimpressione. Ed è, faccio vedere, un duo dove c'è all'interno sia un illuminante piuttosto delicato in realtà, che appunto anche una terra. Guarda, allora. Questa è la colorazione, non c'è, no, sì, fair medium, quindi quella più chiara, non mi ricordo quante tonalità ci sono, forse due. Comunque questa appunto è quella più chiara. Mi piace perché le polveri sono molto sottili, facili da sfumare ed il trucco, il make-up risulta veramente super super delicato. Io ne prendo un po' di questa terra e adesso vi faccio vedere. Vi sentite proprio? I prodotti di Charlotte Tilbury vi fanno sentire veramente una star, non lo so, almeno a me. Forse sono io che me la sento un po' troppo. Oh boh. Cioè, ora, a parte tutto, sentite proprio la qualità del prodotto che vi state mettendo sul viso un prodotto di lusso. Perché, insomma, voglio dire, Charlotte si fa pagare, eh? La qualità c'è. Il prezzo anche. Ecco, vedete che basta veramente poco per fare un contouring delicato, ma comunque d'effetto, cioè mi piace veramente tantissimo, tantissimo questo prodotto. Come fard invece non lo troviamo più in circolazione, però è questo qui piccolino, il Baked Blush di Kiko. Aiuto, è un blush piccolissimo, non ha specchiettino, non ha niente, era in edizione limitata anche questo, però mi piace perché ha una polvere molto molto sottile, un po' come. Cioè, non è che ve lo voglio paragonare alla polvere di Charlotte Tilbury, però è che è proprio veramente leggera e impalpabile. Quindi, appunto, per fare un make-up delicato ci sta alla grande. Cioè, tipo, è quel fard che ti fa sentire, non lo so, boh, di andare sul sicuro. Cioè, mi dà questa convinzione. Se sono convinta io, dovete essere convinte anche voi, vi prego. Per terminare la base prendiamo l'illuminante, non è quello della palettina di Charlotte Tilbury, ma è questo qui di Makeup Revolution che si chiama Vivid Baked Highlighter in Golden Lights, che è un bianco perlato oro, quindi è stupendo, e lo vado a mettere un pochino sui punti alti del viso. Ne metto un tocco qua, che ne basta veramente niente. Vi dà subito un effetto super luminoso. Lo metto un po' qui. Guardate che effetto meraviglioso che fa, è veramente bellissimo e non c'è bisogno di bagnare il pennello perché è proprio super power così. Facciamo subito le sopracciglia, questo è un prodotto ragazze che non è del 2020 ma è un prodotto veramente storico. Io lo adoro alla follia ed è di MAC, si chiama Stylized, ah scusate no, Stylized è il colore, Eyebrow Styler, praticamente appunto è una matita sottilissima automatica per le sopracciglia. Vado sempre a pettinarle verso l'alto
Dopodiché appunto passo un po' di questa matita qua di precisione. Adesso vi faccio vedere invece la palette delle palette dell'anno che ho utilizzato tantissimo e che amo alla follia adesso ve la faccio vedere. Ed è questa qui, surprise, surprise, è questa qui di Anastasia Beverly Hills in collaborazione con Carly Bible, che è incinta tra l'altro. Direte, è a me? No, vabbè, fatto per dire. Allora, praticamente i colori sono questi qua, sono tutti colori piuttosto freddi, anche se ci sono appunto degli aranciati, dei rossi, così, che in realtà ho utilizzato pochissimo, però comunque non sono colori caldi, infatti sono io con i colori caldi non sono proprio i miei. E questa palette è veramente stupenda, cioè qualsiasi colore vado a prendere è assolutamente amore alla follia. Allora, che trucco potremmo andare a fare oggi? Questo colore qui è il mio preferito, si chiama Boli ed è un color nude carne con dei glitterini argentati all'interno, è bellissimo. Peccato che secondo me tipo non dura niente, perché tutte le volte che prendi un po' di prodotto vedi che proprio la cialda si sta già dimezzando. Allora vado a prendere questo qui che è Bear, che è questo color giallino chiaro chiaro chiaro, e lo uso un po' per settare il correttore messo prima. Vedete che comunque l'effetto, cioè, è molto naturale, questo qui è veramente un colore chiaro chiaro. Sempre con lo stesso pennello vado a prendere questo colore qui che si chiama Jode, comunque non lo so, magari ve lo scrivo, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Cioè, no, guardate la purezza del pigmento. Questi ombretti sono facilissimi da sfumare, super pigmentati, delle polveri super sottili e non fanno nemmeno fallout. L'unica cosa è che spolverano abbastanza nella cialdina, però meglio che spolverino quassù che qua giù, quindi adesso vado a mettere Chai come colore di transizione, che è questo marroncino chiarino un po' aranciato. Non sento parlare molto di questa palette, io non so perché, forse mi sono data una spiegazione, perché questi colori probabilmente stanno meglio alle persone che hanno dei toni freddi come i miei, neutro freddi come i miei, piuttosto che a persone con tonalità calde, che onestamente sono molto più facili da trovare, anche se lei, oddio, lei è neutra, sì. Lei non ha dei toni freddi, però è neutra perché comunque ha questi occhi molto chiari, molto bella. Ma non è una ragazza, secondo me, dai toni caldi, insomma. Adesso finalmente utilizzo il mio colore preferito, che è lui, appunto, Boli, e lo vado a mettere sotto il sopracciglio.
Cioè, io vorrei far notare veramente la luce che dà questo colore. Lo metto anche un po' qui nella parte più interna per dare appunto l'impressione dell'occhio un po' più aperto. Infine applico un po' di questo qui che è Q... Ah no, che è O... A, si chiama OA ed è praticamente una cialdina, io non capisco, è un ombretto con una base violacea pieno di glitter, non so se riuscite a vedere, comunque è veramente molto bello e lo picchietto un po' random qui. Per dare un aspetto un po' più glitterato al mio look. Come eyeliner lui assolutamente, ma assolutamente. E anche lui non è solo un 2020, ma è un preferito della vita ed è il liquid ink di Essence. Ragazzi, dovete veramente provare, costerà 3 euro, cioè niente. Ed è stupendo perché vi dà un colore intenso, una tenuta estrema, è facilissimo da applicare, ha un pennellino di quelli lì mobili, quindi quello con le setoline, non ha il pennellino in feltro, ma è veramente uno tra i migliori in assoluto. Cioè, la precisione che dà questo pennellino non lo dà nessuno. Cioè, vale veramente più di molti, molti eyeliner che costano magari anche 20 euro. Cioè, sei fuori di testa, 20 euro, un eyeliner. Fatemi girare perché ho la candela, non vorrei che mi prenda fuoco a casa e non me ne accorgo. No, sai, che c'è quell'albero sintetico dietro che corna facendo. Se mi cade, mamma mia, forse non è una cosa furba tenere la candela lì, eh? Allora, come mascara, il mio preferito in assoluto è questo qui, che è il Monsieur Big di Lancôme. Problema, problema, problemone. È finito. È finito e questo costa 20-30 euro, costa troppo. Quindi, allora, lui è un mascara eccezionale, quindi se lo avete o se lo volete comprare, ragazze, gettatevi perché compratelo, perché è favoloso, ve lo posso assicurare. Vi fa delle ciglia spaziali, va a lavorare sul volume, è un volumizzante. Lo scovolino ve lo faccio anche vedere, è dritto, abbastanza classico, sembra un po' il darker mascara di Kiko, adesso ve lo faccio vedere. È uno scovolino così, classico, tutto dritto. Aspettate che vi prendo quello di Kiko. Allora, quello di Kiko è praticamente identico. È identico, però la formulazione è tutta un'altra cosa. Cioè, no, non li possiamo paragonare. È uguale solo lo scovolino. Però è molto valido anche questo, ma non è il mio preferito del 2020. Dal momento che appunto il mio preferito 2020 è terminato, secondo vincitore è questo qui, che è un'edizione limitata di Kiko, Lost in Amalfi, e l'ho comprato a 3,99 euro. Ho fatto un super affare, vi lascio appunto anche qui sopra il link del video che ho fatto. Ed è un mascara, si apre così, tipo pennina, insomma, click. Ed è un mascara che fa un effetto volume panoramico, un extra black a lunga tenuta. Anche lui ha uno scovolino tutto dritto, così. Classico ed è veramente molto bello. Pettina benissimo le ciglia e non fa grumi. Cioè, ragazze, è favola.
Ma di cosa stiamo parlando? Ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo qui che è un rossetto. No, sì, esatto. Aiuto. Vi faccio vedere questo qui che è un rossetto liquido di Sephora ed è il numero 81. Tra l'altro dovete sapere che un giorno, vi racconto questo simpatico aneddoto, ero lì sul sito di Sephora, ho detto fammi rivedere, voglio comprare alcuni rossetti liquidi di Sephora perché mi sono piaciuti veramente tanto. Ok, vado là e mi scelgo un colore, non mi ricordo il numero, poi magari lo cercheremo. E questo qui, il numero 81. Mi arriva a casa, indovinate, indovinate, era quello che già avevo. Bene, però posso dire di essere coerente con me stessa dal momento che sono andata a riscegliere nuovamente un prodotto che già avevo, quindi è veramente uno dei miei preferiti. Allora, di loro mi piace sia la tenuta che il comfort sulle labbra, perché sono lunghissima tenuta ma super confortevoli e sono super sottili, sembra di non averlo. E mi piace anche un sacco l'applicatore perché è veramente molto preciso, o quantomeno per il mio tipo di labbra. Ragazze, velluto sulle labbra. Ha anche una profumazione molto buona. Bene ragazze, questo è il look finito. Vi ho fatto vedere i miei preferiti del 2020. Fatemi sapere con un like se vi piace quello che è venuto fuori e mi raccomando, come sempre, numerosissime nei commenti, voglio sapere qual è il vostro prodotto preferito e quello che tra questi vi ha colpito di più. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Prodotti preferiti durante questo 2020 che sembra essere interminabile e benissimo, ma scopriamoli subito insieme.